Franco Esposito, Luca Scancariello, Enzo Ramaglia e la sezione di Fiorenza. Okay. Allora, io proseguo perché c'è un'altra cosa che mi corre l'obbligo di dire, perché effettivamente poi, come si dice, a fuori di mangiare poi ti viene la voglia. È un documento breve di questi due personaggi che ritengo degni di menzione. Allora, i sottoscritti Gennaro Eternato e Orazio Rinoffi, in qualità di responsabili del movimento politico Lega Italia, dichiarano quanto segue. Sin dal primo momento abbiamo sempre deciso di sostenere la candidatura al sindaco di Stefano Ferrale PDL. Siamo stati presi in giro da manovre di palazzo e giochi di potere che hanno portato i candidati del nostro gruppo e il nostro movimento di sostegno di Massimo Iodice, espressione di una coalizione ibrida e non politica. Ecco perché, nel rispetto del nostro gruppo e dei nostri elettori, nel rispetto dei cittadini di Casoria, ribadiamo che i nostri candidati sulle liste di Iodice proporranno alla città il voto disgiunto. Attenzione, il nostro candidato è sindaco e Stefano Ferrara. Allora, vorrei fare da moderatore, quale mi hanno onorato stasera di fare, un sunto breve per dare un senso a questa riunione di quello che è stato detto. È stato detto, credo, se vogliamo sintetizzare gli argomenti, sono stati detti dei punti salienti. C'è voglia di cambiare, c'è voglia di essere primi e non ultimi, anche perché io non ho mai creduto che i primi saranno gli ultimi, questa è una cosa che si legge sulla Bibbia, ma nella vita i primi sono i primi e gli ultimi sono gli ultimi, quindi noi dobbiamo essere i primi. Voi siete un popolo e una città veramente straordinaria e avete tanto valore e tanta energia. Questa energia dovete solo, secondo me, come almeno ho letto tra le righe degli interventi, canalizzarla nel giusto verso per un comune intendimento, remare nella stessa direzione con un capodogliere quale può essere Stefano Ferrari, che vi dico di dalle 5:30, dalle 17:30 di stasera. In primis voglio ringraziare gli onorevoli che mi hanno preceduto. Esattamente il presidente della provincia, nonché il coordinatore provinciale del PDR, onorevole Luigi Cesare, e il deputato europeo, l'onorevole Crescenzo Revellini. Elevato spessore politico ed umano che quando impegnano le loro parole sicuramente sono con voi per migliorare il territorio e per far sì che questa città, che è la quarta città della Campania, diventa davvero in un tempo abbastanza contenuto una città dove tutti hanno il desiderio di viverla e il desiderio di restarci per poterla. Allora, la cosa più importante è che noi siamo qui stasera insieme e siamo qui insieme per continuare quel lavoro che è stato interrotto. E legge onorevole, ingiustamente, da 4 o 5 consiglieri della maggioranza che pur essendo con cariche come assessore e vice sindaco avevano tutt'altri interessi, ma non c'erano. Quando persone come Nocera e Tiziani
non si può parlare, egregio onorevole Riellini, di un terzo polo. Non si può parlare perché non esiste. Non si può parlare della nostra parte. La nostra parte è soltanto una compagna di consiglieri di gente. Al sindaco Ferrara,
voglio ringraziare in primo istante Gennaro Eternato, responsabile della Lega Italia, che ha capito, da persona intelligente, che dall'altra parte viene soltanto, non si va da nessuna parte, scusa il bisticcio di parola. Di darvi un'accelerazione. Abbiamo una coalizione che è disposta soltanto a gestire il territorio per la collettività, a gestire il territorio per i cittadini, e abbiamo dall'altra parte non so che non voglio nemmeno nominare e che quindi non sono degni della vostra fiducia. Allora ognuno di voi stasera deve farsi una riflessione, perché io che ci parlo sempre con i miei concittadini, so della loro bontà, so del loro peso, so della loro intelligenza, so che vogliono, hanno soltanto un obiettivo, che i loro figli restino a Casoria, che i loro figli possono costruirsi una famiglia a Casoria, che i loro figli possono lavorare a Casoria, e quindi non si lasciano impegolare in 10 euro per un voto, in 30 euro perché domani, dopodomani, eccetera. Noi siamo qui insieme e insieme noi dobbiamo andare avanti a casa armata, ripeto, per centrare il